Bentornati a The Fair con le nostre conversazioni. The Fair non solo fotografia, ma anche dialogo tra le immagini e anche new media. Siamo qui con Carlo Zanni, artista che lavora ormai da tanti anni con le nuove tecnologie. Ciao Carlo, grazie. Ciao Luca. Ecco, con te è interessante porre come focus della nostra discussione il rapporto tra fotografia e nuove tecnologie, perché sempre più oggi si sente l'esigenza di andare oltre l'immagine fotografica e mi interessa moltissimo sapere qual è il tuo punto di vista sulla fotografia, da chi come te l'ha utilizzata all'interno dei lavori, però non come medium preferenziale. Intanto grazie dell'invito, grazie a The Fair. Beh, fotografia e new media è una tematica molto molto vasta. Quello che posso dire è che per me in fondo la fotografia è un new media, è ancora un new media. Ovviamente non se parliamo dal punto di vista cronologico, perché ovviamente non lo è. Però se pensiamo a tutte le trasformazioni, no? Che ha fatto la fotografia in questi 200 anni, cambiamenti di linguaggio, cambiamenti di grammatica, di sintassi, di sensibilità, di estetica, di tecnologie utilizzate. Tutte queste trasformazioni alla fin fine non sono mai andate a sostituire, a cancellare quanto fatto in precedenza, ma c'è stato un arricchimento di possibilità, no? E oggi ci troviamo tra le mani un medium, secondo me, molto interessante, sofisticato, ramificato, che offre un sacco di possibilità a chi la vuole usare. Poi la fotografia può sostenere un progetto di fotografia ortodossa, classica, ma può dare anche vita a progetti un po' più radicali anche, no? Progetti che abbracciano il concettuale e che arrivano fino a lavori che non riportano nella loro esecuzione finale quelle classiche cose, quella classica grammatica da fotografia come la composizione, il colore, quindi si possono trovare anche progetti dove c'è quasi l'assenza di un'estetica nell'esecuzione del progetto. Per quanto riguarda poi i new media più contemporanei, non so adesso cosa si possa intendere per new media oggi, ma teniamo per buono internet e di questi ultimi 20 anni con tutti le varie app, social, i tools online, possiamo anche arrivare a citare l'intelligenza artificiale, le reti GAN. Ecco, la fotografia nei confronti di questi media, secondo me, ha un rapporto quasi nativo, strutturale, direi, almeno per almeno due motivi. Il primo, per una funzione molto importante che è quella di archiviazione e documentazione di un progetto web, per esempio. Qui apro una micro parentesi: documentare un progetto web è un'operazione molto delicata, non si tratta di andare a documentare e archiviare un quadro, quindi, o una scultura. Un progetto web è una performance online estremamente effimera. Tu hai curato anche un ciclo di mostre che ha questa tematica alla base, e quindi avere la fotografia e anche il video che possa in qualche modo raccontare bene un qualche cosa che potrebbe durare anche solo un mese o 10 giorni, 2 anni, non si sa, è importantissimo perché permette poi di trasferire questa conoscenza, questi lavori alle generazioni future. Senza di questo tu non potresti. Quando tu invece vai a documentare ovviamente un quadro, poi il quadro vive di vita propria, quindi ha un'importanza leggermente diversa. E poi ovviamente c'è un rapporto ancora più intrinseco quando c'è un progetto che utilizza dei new media come internet, come appunto
machine learning, queste nuove tecnologie, quando la fotografia rimane al centro di un progetto di quel tipo. Quindi diciamo che il perimetro che io intravedo del rapporto fotografia new media è un po' questo, insomma. No, mi piace che tu dica che la fotografia è un new media, perché penso anch'io che stia godendo un momento particolarmente felice il mezzo fotografico, perché da un lato si è liberata la fotografia di quelle sovrastrutture che la tenevano ingabbiata fino a poco tempo fa, senza escludere quel mondo più legato alla conservazione piuttosto che legato alla fotografia tradizionale, che comunque continua a penetrare il mercato. Dall'altra parte però la fotografia di ricerca oggi è estremamente libera di sperimentare per grandezza, per supporti, per interazione con altri linguaggi, con lo spazio per esempio. Una cosa che si può constatare è il desiderio un po' della fotografia di diventare tridimensionale in un certo senso, cioè di uscire anche dal mondo del web e poi interagire con lo spazio urbano, con utilizzare le grandi superfici che magari già 20 anni fa era un po' più complicato, adesso è estremamente più facile. Sì, quindi... ecco, questa libertà sicuramente è indice di una novità che viene introdotta nella fotografia, che da un lato mette in pace i più tradizionalisti, che possono continuare a considerare la fotografia come oggetto e giustamente veicolarla attraverso i canali del sistema, e dall'altra parte invece artisti come te, che sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e soprattutto del dialogo con le nuove tecnologie, invece avere quella libertà che fino a qualche anno fa era negata. Cioè, ci tengo a sottolineare che tu per esempio sei stato uno dei primissimi sicuramente in Italia a lavorare con il web, con le nuove tecnologie, ma in maniera molto trasversale, perché utilizzando la pittura pur nel dialogo con le nuove tecnologie, utilizzando la fotografia come hai fatto in alcuni tuoi progetti, cioè già con quel livello di apertura e di libertà di cui appunto stiamo parlando. A questo proposito ti posso citare un lavoro in particolare, che è quello che dà un po' anche il titolo alla nostra conversazione, Self Portrait with Dog, che è un lavoro che è un po' un lavoro particolare, perché va un po' a unire queste mie due linee di ricerca che tu citavi, no? La parte pittorica e la parte più digitale, informatica. Questo è un lavoro del 2008 e il prodotto finale è una classica serie poi fotografica, insomma una serie di scatti. La particolarità è che il mezzo che ho utilizzato o è stato utilizzato per realizzare questa serie fotografica non è un dispositivo fotografico classico come appunto la macchina fotografica, ma è Google Street View. È un lavoro del 2008. Tu tieni presente che Google Street View nasce nel 2007 negli Stati Uniti, e viene presentato per la prima volta in Italia con qualche città che è stata mappata a Campione nel settembre 2008. Io ricordo che stavo passeggiando col mio cane nella primavera del 2008, già sapevo che Google stava sperimentando questo nuovo tool, e mi vidi passare di fianco da questo SUV completamente nero con una torretta sopra, e mi girai a osservarlo e poi mi ritrovai online quando lo presentarono a settembre alla stampa in Italia, e lì fu un po' un'epifania e decisi immediatamente il giorno stesso, il giorno dopo, di realizzare un'opera intitolandola Autoritratto con cane. Andando un attimo a sottolineare il fatto, cioè giocando sul fatto che Google non aveva chiesto ovviamente il permesso di fotografarmi, e io non chiedevo a Google il permesso di utilizzare le loro immagini. E ora ripensando è un lavoro che ovviamente parla di autorappresentazione ancora prima che l'idea forte di autorappresentazione nel web esplodesse con Instagram e con Facebook, ma è un lavoro che parla anche della privacy, no? Ora fa sorridere parlare di privacy citando Google Street View, quando poi noi abbiamo dato in pasto tutta la nostra privacy in modo eclatante a Facebook, Instagram, dando origine poi ai deliri
di controllo che ben conosciamo, Cambridge Analytica, eccetera, eccetera. Però in quel momento mi ricordo che era stato un po' un momento critico, perché si era sollevata una grossa discussione intorno al problema della privacy quando Google Street View incominciava a mappare le città. E alcune nazioni, adesso non voglio sbagliare, ma credo Svizzera e Germania avessero bloccato questa attività di Google agli inizi, e quindi questo lavoro in qualche modo si nutre anche di queste problematiche. E poi successivamente per una mostra che feci in un museo in Spagna decisi di in qualche modo lavorare sullo stesso soggetto, però in pittura, e per far ciò spedii delle JPEG delle schermate di Google Street View dove io ero presente a una factory cinese che era specializzata in copie di grandi maestri, e loro fecero questi grandi quadri e le spedirono direttamente al museo, che e io li vidi i quadri il giorno prima dell'inaugurazione. In pratica in qualche modo volevo avere un atteggiamento simile a quello avuto nel processo fotografico, dove in pratica non avevo avuto nessun tipo di controllo diretto. Volevo provare a non avere questo controllo diretto neanche con il mezzo pittorico, e questa cosa la mantengo ancora ora, perché ogni volta che faccio fare questi quadri vengono fatti da mani diverse, e quindi è sempre una sorpresa, una nuova sorpresa, insomma. Una delle caratteristiche un po' della tua pratica artistica che mi ha sempre colpito è il fatto che poi all'interno dei tuoi lavori, oltre a esserci una riflessione su quello che ci sta accadendo, come già dalle tue parole si capiva, c'è anche una riflessione un po' sul sistema dell'arte e sui canali di distribuzione dell'arte, che è particolarmente interessante, perché visto attraverso l'osservatorio delle nuove tecnologie si capisce come oggi l'artista stesso può essere quell'osservatore capace di intuire come l'opera d'arte può essere veicolata in una maniera differente, può essere venduta anche in una maniera differente, non solo come oggetto, ma anche attraverso altri dispositivi, come tu hai fatto molto spesso all'interno della tua ricerca, anche un po' capovolgendo il meccanismo che solitamente sta dietro la pratica del rapporto che solitamente c'è artista-collezionista, artista-mercato. Sì, questa è un po' una mia linea di ricerca, in qualche modo extra artistica, più teorica. Un po' per quello che ho fatto fino ad oggi, mi sono sempre trovato un po' davanti a questa problematica di come vendere un certo tipo di lavoro che magari metteva un po' in crisi certi dogmi, un po', come posso dire, dati per scontati dal sistema. Su questo argomento però, vedi, adesso pensandoci, la fotografia nel suo complesso è molto avanti da questo punto di vista, perché è vero che la foto d'arte tende in qualche modo va nella direzione dell'unicità, in qualche modo cerca di andare verso il quadro, se mi puoi passare questa cosa. Però ci sono molti la fotografia non è solo la fotografia d'arte, ma c'è anche la fotografia in qualche modo commerciale. E in ambito commerciale, ad esempio, da anni è pratica comune la vendita di fotografia in digital download, la vendita dei diritti di uso di fotografia. Quindi la fotografia, ad esempio, è molto simile per certi versi anche al mondo della musica, che è stato un po' il baluardo di innovazione su quanto riguarda le tipologie di vendita. Quindi per me il mondo dell'arte, il mercato dell'arte, ha già al suo interno degli esempi nobili e interessanti che potrebbero essere implementati in modo un po' più sistematico, ecco. Non dobbiamo aspettare gli NFT a 59 milioni di dollari in criptomoneta per scoprire che c'è la possibilità di vendere un file. Sì. È qualcosa che
c'è già, e basterebbe solo magari... Sì. E effettivamente nei mesi scorsi, proprio con l'esplosione del dibattito su questo nuovo fenomeno, insomma, di cui si è parlato tanto, ci siamo accorti effettivamente come il mondo dell'arte sia già attrezzato. È giusto quello che dici, cioè in realtà abbiamo già tutte le soluzioni all'interno, si tratta soltanto pian pianino, gradualmente, di dirottarle attraverso delle nuove formule che sono sia negli interessi di chi è operatore del mondo dell'arte, ma la cosa che mi colpisce molto è che proprio voi artisti l'avete all'interno della vostra opera. Tu in maniera particolare hai trasformato delle tue opere in situazioni di divulgazione di questo concetto, quindi dove c'è un perfetto dialogo tra la teoria e la pratica. Tu stesso recentemente hai scritto anche un libro, quindi hai sentito la necessità, così come accadeva negli anni 70, di essere in prima persona colui che racconta, che scrive, che si mette anche al servizio da un punto di vista teorico, oltre alla produzione pratica dell'opera visiva. Ecco, questo grande ritorno, secondo me, è interessante. Proprio l'artista che usa le nuove tecnologie, come nel tuo caso, che però torna alla parola scritta come necessità, anche per colmare probabilmente una lacuna. Sicuramente. Una lacuna ovviamente all'interno del nostro sistema. Ecco, qui a DEFER, all'interno della nostra fiera, abbiamo un concetto molto ampio di fotografia, quindi accogliamo con favore il grande ritorno di interesse nei confronti della fotografia tradizionale, in molti casi anche una scoperta di certi autori che appartengono alla storia della fotografia e che non sono stati sufficientemente valorizzati e che qui all'interno della fiera hanno grande spazio, ma al tempo stesso ci sono delle situazioni che ci permettono proprio di affondare il dibattito su queste novità progettuali. Abbiamo anche moltissimi giovani artisti, di questo siamo molto, molto orgogliosi, che per la prima volta espongono all'interno dei nostri spazi e che ci permettono di ampliare una riflessione tra fotografia e new media, come abbiamo fatto quest'oggi, prendendo a prestito la tua ricerca e la tua esperienza, e di questo ti ringrazio tanto. Grazie a voi. Grazie, a presto.